Toni Lupasella. Di dove era? San Nicolisi. Tutti i deputati qui, tutti i deputati provinciali, federali, 90% a Toronto sono San Nicolisi, il paese di Vito Tenti. E un giorno mi ha chiesto mia zia: Rocco, ma che cazzo fai? Quando ti presenti per deputato? Non sono interessato. A San Nicolisi qui, l'anno scorso, immagini, un paese di 1200 persone hanno arrestato, dicono, 68 capi di mafia. Ma è possibile che il 10% del paese è mafioso? Sono capi di mafia, ma non è logico, è matto, un po' matto. Ma lì, storicamente, negli ultimi 40 anni, è veramente bello. Era un bisogno di sopravvivere, no? Io ho una teoria, Come si chiama il libro? Che se uno può misurare il livello della civilizzazione di un popolo, la distribuzione uguale del bene, si vede tutto nello stato dei marciapiedi. Se tu vai in Svizzera, i marciapiedi sono immacolati, no? A Capistrano ancora non esistono i marciapiedi, non ce ne sono, ci sono le macchine, le strade, ma i marciapiedi non esistono. Noi che stiamo ricostruendo tutti i marciapiedi di Gaeta, la nostra giunta. Avete una civilizzazione avanzata allora, ci pensate a poco, non è un scherzo. Questo me l'ha contato un amico architetto svizzero, che dice: se uno viene un altro pianeta vuole vedere il livello di avanzamento di cultura, prima guarda vede le macchine. Gaetelis is a friend of la prima volta che l'ho ascoltato mi ha mandato a riso, no? Ma ce ne ho pensato in reading up to thy sons. And another book, dopo dei marciapiedi sono le piazze, went to Tucson, Arizona. Tutti gli spazi pubblici, ma i marciapiedi sono importantissimi. Sì. In Calabria la gente si ammazza per le auto, perché le auto e quelle che camminano devono proteggere la strada. And then when I went, when we released San Nicola, in Tucson, ci sono, penso, due marciapiedi, due strade con marciapiedi. Wanted us to leave early, but we said we're just in Arizona, guys, we gotta go to LA. We'll take our day, our time. The guys go, hey guys, gotta go to the airport, get LA. I gotta go back to the bus. Noi carabinieri non abbiamo. And he starts talking. Mai ne abbiamo voluto. About Rudolph Giuliani, he says, you know, Joe is whacking a couple. He's talking. Yana's in the back of the limo. Her ears are going like this. She's trying to hear. The guy's in the front, the driver. I'm in the back going like this. He says, fucking cocksucker. And Joe, I brought him books from the court, I brought him books, he stayed in prison for 5 months, he read an entire encyclopedia, says, give me a cocksucker. E l'ordine pubblico chi lo mantiene lì? Come? L'ordine pubblico, no? Chi lo mantiene? Al paese, Rudolph Giuliani, a pit bull. Attorney, whatever, for him. Con le sue relazioni sociali, chi lo mantiene? Goes to Tucson to grab the other Italian. Gli esseri umani si sono lasciati ai suoi fatti suoi, si organizzano organicamente senza il bisogno di uno Stato che abbia. Per me, te l'ho detto, Antonio, lo Stato per me rappresenta l'istituzione della bestia dell'essere umano. Three from the other side tutti of the building, three from getting on the building. I think this is that tutti kind of modern-day warfare. Come si dice in italiano, genocide? Genocidi. Tutte le genocide, non l'hanno fatto queste teste di minchia criminali, l'hanno fatto stati. Stati, sì, è vero, è vero, è vero.
Quindi uno Stato, diciamo, è la comunità, le associazioni, quelle sono praticamente lo Stato vero. È una grande, lo diceva Rossell, dice, le associazioni, l'uomo deve essere lo Stato, non che lo Stato deve reprimere l'uomo e le associazioni. Per me lo massimo sarebbe lo Stato, come si dice, city state, che c'eravano nei tempi del Rinascimento d'Italia. Questo è il limite. Uno si va, se uno si fa più grande di una città o un paese, è già pericoloso. Zaccardelli had real power, and he made a huge mistake with the RR case, and that should have been, you know, yeah. And he should have been, you know, just because he's Italian, we don't have to defend him. We should have the right to criticize him. Everybody's complaining about whether, in fact,